Sono ritornato nella città dove sono cresciuto come giocatore, come uomo, e quindi non c'è ritorno migliore. Ma sono talmente tanti che farei veramente fatica a elencarli tutti insieme, ma sicuramente sono quelli che sono rimasti nell'immaginario di tutte le persone, di tutti gli aretini, che sono assolutamente vittoria del campionato, salvezza in Serie B, insomma tutte quelle 2 annate e mezzo meravigliose, quindi insomma sono ricordi che nella mia carriera mi sono portato, mi porto ancora tuttora e mi hanno permesso insomma di diventare un giocatore importante e mi hanno permesso anche di crescere come uomo, insomma. Hai già parlato con Mister Sottili, vi siete Sì. confrontati e parlando proprio strettamente di campo, qual è la tua idea di calcio e il modulo? Ma io sono stato, grazie alla società che è molto interessata al settore giovanile e al direttore che vuole lavorare col settore giovanile, sono stato una settimana in ritiro con la prima squadra e ho seguito Mister Sottini, insomma, anche per avere e dargli i giocatori che siano pronti soprattutto sui principi di gioco, perché andare là e mandare i ragazzi che non sappiano neanche che movimenti fa il mister, insomma, è giusto che io gli dia comunque gli stessi input che ricevono là. Sono stato là una settimana, è stato molto bene, ho visto una squadra che è attenta, sta continuando a fare sicuramente tutto quello che Mister Sottile sta facendo, una persona di calcio, una persona che ha vinto e quindi sa quello che deve fare per far crescere questo Arezzo.